Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tunic, un gioco che costa 27,99 su Steam, 29,99 sullo store Microsoft, ma che è disponibile per chi ha il Game Pass, quindi l'Xbox, il Microsoft Game Pass. È un gioco che non ha bisogno di molte presentazioni, l'hanno portato in tanti, ne hanno parlato tutti un gran bene. Lo proviamo, che se ripeto non vi insegno nulla perché probabilmente lo conoscerete già, lo andiamo a provare. È un gioco molto carino perché ricorda i combattimenti stile Zelda, ma anche un'interfaccia un po' così in isometrica molto molto carina. Il gioco non è facilissimo, ha un mondo enorme e abbiamo il nostro omino. Io adesso lo sto giocando con il pad, sarebbe giocabile anche con WSD, anche se in realtà non conosco i tasti, perché questi giochi adesso ho deciso di giocarmeli così, con il pad, ormai mi sono abituato, grazie a Elden Ring che mi ha avvicinato al mondo del pad. In basso a sinistra vedete la stamina, che è il verde, il rosso è la vita, e poi si aggiungerà anche eventualmente il mana con gli altri oggetti che andremo a prendere. Questo, vorrei capire, adesso abbiamo il nostro menu ancora abbastanza indecifrabile, dove potremmo andare a piazzare le varie abilità sulla X, la Y e la B. E qua possiamo andare al minimo a ruotare la visuale. Lo proviamo, interpretiamo questa, cos'è, la volpe. E andiamo a vedere che cosa ci nasconde il gioco. C'è una stanza qua. Vediamo, inizieremo a trovare le prime. Una stick. Il gioco è in italiano, ma al momento vedo che ci sono questi caratteri un po' strani. Premiamo LB, equipaggiamo sulla X. Sì. Sì, sulla X, dai. Qui con la X picchiamo tutti con il bastone. Nonché. Con LT targettiamo, è quel movimento di visuale che abbiamo visto anche prima, ci tiene targettato il nemico. Prendiamo questa valuta di gioco. Porta chiusa, ormai è il mondo delle porte chiuse, qualsiasi gioco. Tomba dell'eroe. Ok. Ma non possiamo entrarci, quindi diamo un'occhiata intorno. Musica carina. Bisogna vedere poi, perché la grafica lascia un po' trasparire questo senso di spensieratezza, ma secondo me non è proprio così. Infatti ce ne stanno già suonando di brutto, perché quello attacca comunque da lontano. Qua non si può passare. C'è un telescopio di là. Cavoli, sembra veramente grande. Almeno questa prima mappa iniziale mi ha già dato degli input, facendomi vedere cose misteriose lontane. Vediamo un po'. Cos'è, un falò? No, sarà stata una sorta di save. Qua abbiamo un portale. Non dirmi che abbiamo già finito il mondo, perché avevamo ancora un sacco di roba da esplorare. Vabbè, comunque ci ritroviamo in questo mondo qui sotto forma di fantasma, ci vediamo tutti azzurri. Vediamo. Graficamente molto carino. Ci sono due spade qua, si può fare qualcosa, sì. Accendiamo la prima. Bello che col pad vibra tutto. Ovviamente adesso è tutto tutorial, quindi ci spiegheranno tutte le varie meccaniche. Attivando queste due spade apriamo la porta. A me queste, me l'ho sempre detto, questi meccanismi mi fanno impazzire. Spero non ci sia una boss fight, perché io odio le boss fight. Ma qua si continua anche se... camminare di qua. È tutto molto misterioso.
Ah, una volpe come noi. E ci ritroviamo fuori con qualcosa? No, assolutamente no. Abbiamo 9 di quelle monete. Non ci dice che cos'è, ma potremmo forse vederlo qua. No, non è ancora tradotto niente di tutto quello. E sono simboli strani, non è che è un'altra lingua. Vediamo un po' cos'è questo telescopio. Ah, ci fa vedere in lontananza quello che c'è. Ci sono diversi nemici lì e c'è anche una scala. Vediamo se riusciamo a passare di qua. No, non si riesce a passare di qua. Mannaggia, non si passa. Non so neanche se... No, attaccando non si passa. Niente. Di là c'è un ponte, chiuso. Continuiamo l'esplorazione, allora. Neanche di sotto si passa. Torniamo indietro e vediamo se troviamo qualcosa. Lì sembra esserci qualcosa, come una un meccanismo, un argano. Qua i nemici sono tornati su. Questo attacca col doppio attacco, ma li uccidiamo. Eh no, questi non riusciamo, mannaggia. Dobbiamo trovare un modo per poter tagliare, probabilmente una spada o un'accetta per tagliare quei pinetti lì ed accedere a una nuova area di gioco. E anche qui non possiamo andare di là. La tomba dell'eroe, non sappiamo come abbiamo già visto come accedere. No, in realtà sì, abbiamo trovato una chiave e usiamo la chiave. Quindi probabilmente qua all'interno troveremo qualcosa che poi ci sbloccherà il mondo. La cosa che mi ha molto incuriosito di questo gioco è il fatto che l'ho visto giocare e c'è questo manuale qui bellissimo. L'inizio dell'avventura è tutto incomprensibile, magari svilupperemo anche come fare. Suonando la campana est, ovest, qua è Souls, like. In una terra molto lontana un grande tesoro è stato sigillato per l'eternità. Ah, dove siamo entrati prima? Però abbiamo trovato solo una pagina. Bellissimo il modo di sfogliare. Ci sta spiegando punti salute e resistenza punti mana. Tutto fa più male quando sono stanco. Ok, è vero. Punti di resistenza 0 vuol dire che probabilmente subiamo più danno. Abbiamo la pozione magica, l'equipaggiamento e l'anteprima della concentrazione. Ah sì, quando ci concentriamo sugli eroi. Ok, questa è la spiegazione della schermata di gioco fatta molto bene. Però adesso voglio vedere, ma siamo usciti qui. C'è un forziere che qualcuno ha già svuotato. Non c'è il salto, ahimè. Però almeno siamo in una zona nuova. Qua non si apre. Tutto chiuso. Sì, poi a me porte chiuse con cui interagire mi piacciono sempre tanto. E il problema è che non ci posso andare di là. Non c'è niente che possiamo fare qua, cioè non ho altri oggetti da poter... Niente, torniamo su, vediamo, anche perché qua è già stato tutto aperto, quindi... Tutto molto strano. Andrà spolpato per bene questo mondo. Soprattutto... Allora, lì siamo entrati prima. Di qua non c'è niente. Mannaggia, devo capire dove andare. Perché qua c'era il forziere. Vediamo. Questo è un grande classico. Soldi, soldi, soldi. Di là non c'è più niente. Niente, continuiamo l'esplorazione fino a quando non riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Perché qua continuo a tornare indietro e praticamente con il tasto back
Ora non ci apre la mappa perché non c'è, ma possiamo consultare questa cosa. Dobbiamo suonare delle campane, pare. Cioè, mi sembra che scimmiotti un po' un altro tipo di gioco, dato che comunque ci dà queste informazioni criptiche. Però non lo so, qua siamo nuovamente all'inizio, quindi direi di no. Niente, esploro un attimo. Ah, sono un pirla perché c'erano le scale qua e non le avevo viste a fianco del forziere che abbiamo visto prima. In realtà poi sto anche per morire, però quello è un altro discorso. Altre cose indecifrabili, lì sotto c'è un forziere, direi che la soluzione... Ah no, c'è un passaggio di qua. Vediamo. Vediamo cosa dice. Foresta est. No, non voglio andare nella foresta per il momento. Voglio pulire i mostri qua sotto. Perché? E mi ci vorrà un po', sperando di non morire. Perché se dovessi morire dovrei ripartire dal luogo, quello, la piattaforma gialla che abbiamo visto all'inizio. Allora, apriamo il forziere. Dai, una... No, direi che questo non ci cambia la vita. Ci ha solo fatto trovare tante tante monetine e niente, andiamo avanti. Ben nascosti, eh? Cioè il gioco non fa nulla per farci capire dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare. Quindi molto interessante. Andiamo verso la foresta. Campanile est, dobbiamo suonare la campana est. Ok. Boh, prendo. Ah, un'altra cosa, ok, LT, LB ci sta spiegando tutti i tasti, RB per le pozioni, RT per lo scudo, ok, è solo una pagina, sì, anche questa, la pagina finale. Le indicazioni, la tenere premuto, ah ok, anche tenendo premuto ci dà altre cose. Cioè così facciamo così, tenendo premuto. Boh, fa uguale. Non lo so. Non lo so. Comunque, di sotto va avanti, sicuramente. Andiamo prima di sotto, va. Sono curioso. Perché beh, ben lontano dal classico gioco. Cioè, c'è un non so che di misterioso. Poi è brutto definire tutti i giochi Souls, ma adesso non posso più tornare su perché c'è la scala andata qua. Però abbiamo ripristinato la vita e stiamo uscendo all'esterno. Ok, siamo nella foresta adesso. Chissà cosa c'era su. Ma è bella anche questa cosa di esplorazione. C'è un nuovo mostro che spara. Ok, un pozzo. Chissà cosa vuol dire. Mannaggia, sono due. Vediamo se riesco a minarli. Questo tranquillamente. E poi altri due. E altri due, altro che altri due. Un tot ce ne sono. Però egregiamente ce la caviamo. Allora, abbiamo Tomba dell'Eroe. Ma di qua c'è un passaggio. Cavoli quanti. Dai, ce li facciamo tutti. Tanto tre colpi a testa. Rotolo. Ma il fulcro della questione vale 30 euro? Allora, così, per quelli che sono i miei gusti, vi dico, se cercassi un bel gioco, bello profondo, di esplorazione su questo stile, ci potrei anche seriamente pensare. Non essendo magari il mio genere, lo valuterei. Ok, abbiamo preso la fiaschetta. Lo valuterei su una decina di euro in meno. Questa è la mia opinione.
Sicuramente se un appassionato è questo che sta vedendo ora, è quello che sta cercando, cioè alla fine abbiamo visto, abbiamo diversi luoghi da vedere, diverse vie che non abbiamo ancora visto perché siamo andati altrove. Misteri. Potrebbe anche essere. Bersaglio agganciato, ok. LT più A, concentrazione fuga. Ok. Ma qua c'è la tomba dell'eroe, credo. Credo sia lì. No, dice che è di qua. Allora andiamo di qua. Poi andiamo a vedere cosa c'è anche lì dentro, ma secondo me non c'è niente qui. Però sentiamo la tomba dell'eroe. No, è questa. Aia, che sberla che mi dà. Ok, cura. No, RB. Bevo la pozioncina, che sta tanto di già visto. Mamma mia. Ok, siamo sopravvissuti, ma a culo totale. Qua non riusciamo a passare. Che fastidio, voglio poterli distruggere quei cosi. E adesso ci lasciano le piume. Per forza. Non puoi bere la pozione. Eh no, siamo morti. È andata. È andata. Ma penso sia più o meno il percorso che abbiamo fatto prima. Perché il tunnel dove siamo andati prima, poi ci sono tornato ed era chiuso per sempre. Quindi si torna qui. Ma ci viene data un'altra possibilità? È molto interessante. Beh, sicuramente poi il fatto che sia un presente nel Game Pass gli dà un grosso vantaggio comunque. Quindi adesso io provo a farla come si farebbe, no? Muoia mondo. Ah, qua recupero le mie cose. Ok. Ok. Bevo la pozza. Non voglio morire ancora. Ok. E ciao. Vai fare. Faccio salire la stamina. Con un briciolo di vita è dura, eh. Ok. Lì non possiamo andarci, ma ricorda un pochino appunto Zelda su queste cose, perché quando non avete l'oggetto adatto non potete accedere. Questa non è una via. Ah, ok, la spada finalmente, finalmente. Però non è il momento della spada. Anche perché qua. Ah, ok. Ah, abbiamo aperto la via di là. Ok. Quindi andiamo verso la nostra spada. No, ah, meno male. Equipaggio. No, sì, prendila, prendila, prendila. Ok, quindi. Equipaggio la spada, va, mica il bastone. Beh, adesso. Questo va a cambiare totalmente tutto il gameplay, perché possiamo accedere in praticamente tutte le zone dell'area iniziale, sempre che io mi ricordi dove sono. Perché anche questo è un bel problema.
il fatto di ricordarsi dove erano le zone, perché anche da quello che ho letto, da quello che ho visto, le zone sono tante e la mappa è bella grossa. Però intanto abbiamo trovato una scorciatoia per tornare indietro. E con la spada tutto cambia, però avremo bisogno di uno di questi, credo. No. Di quelle cose per Ok. Una bomba che possiamo equipaggiare. Questo è sempre più uno Zelda-like. La mettiamo qua la bomba. Bomba la mettiamo qua. Ok. E giù e c'è il tizio adesso. Credo. No, LT, ma scusate, se noi buttassimo la bomba qui. Ma ne ho illimitate, no? Sono già finite le bombe. Però vedete che mi sono levato un bel problema. E con un colpo li ho già uccisi tutti. Poi vedete, bello l'effetto di luce, che è probabilmente qualcosa che è bucato sul soffitto. Bello. Foresta inferiore. Qua abbiamo un qualcosa che non si sa cosa sia. Che non sia un uncino. Mi piacerebbe vedere in quanto tempo li tiro giù quelli con la spada, ma abbiamo preso questo che non so cosa. Via, 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 via. Cosa fai? Scappi? E qui moriamo male, malissimo. In questo luogo sperduto. Si riparte da qua, dall'ultimo santuario. Sì, in effetti potevo curarmi lì. Vabbè. Intanto voglio controllare solo una cosa. Questo va via proprio in breve. Questo un colpo e muore. Questo fosse due. Sì, rispetto ai tre di prima è già più agevole. Voglio dare un'occhiata a una cosa, perché ho perso, no, ho perso qualcosina, ma niente di che, niente di rilevante. Qui avevo faticato un po', qua non fatico più. C'è un bel senso di progressione. L'unica cosa, non so se c'è una mappa. Quindi anche per capire dove siamo, io tornerei indietro ed esplorerei la zona vecchia. Qua, lì probabilmente posso interagire con qualche oggetto che troverò. E non credo di avere neanche, sì, ce l'ho invece, il candelotto. Voglio andare a vedere, giusto così per completezza, perché non voglio poi neanche spoilerare. Troppo. Ah no, non posso più tornare indietro. È vero, niente, come non detto, giusto, la scala era caduta. Quindi non posso neanche più tornare su verso la fase iniziale, il luogo iniziale, ci tornerò probabilmente dopo. Però il fatto adesso di avere la spada mi apre diversi sbocchi. Beh, qua non c'eravamo stati prima. Un sacco di altre cose e qua possiamo dare un'occhiata a quello che c'è davanti. Ok, da quello che si capisce da qua è che dobbiamo raggiungere quel tempio là davanti per concludere magari anche questo livello. Questo era Tunic per gli amici. Fatemi sapere che cosa ne pensate. 27,99 su Steam, 29,99 su Microsoft Store e compreso nel Game Pass. Quindi se avete il Game Pass avete questo. Poi ultimamente sto facendo anche altri giochi che ho trovato sul Game Pass, dato che comunque spesso ho dei problemi a recuperare i giochi. È comodo, è un bel vault una bella cassaforte di giochi disponibili comunque per diversi mesi, quindi il prezzo non è altissimo come abbonamento e ne può valere la pena. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!